Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'8 ottobre il Consiglio regionale ha commemorato i migranti vittime del naufragio al largo dell'isola di Lampedusa e discusso ordini del giorno con al centro la prima rata dell'IMU, il sistema informatico nella sanità e la legge Bossi-Fini sull'immigrazione. Dopo un approfondimento in quarta commissione a seguito del dibattito in aula sugli anziani non autosufficienti, il Consiglio regionale l'8 ottobre ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna Presidente della Regione e Giunta a bloccare gli aumenti imposti da Roma per i malati di Alzheimer e a chiedere un'azione coerente in sede di conferenza Stato-Regioni. Sopralluogo della quinta commissione, presieduta da Massimiliano Motta, a Balangero, dove le analisi epidemiologiche dell'ARPA Piemonte devono appurare se la vicinanza alla cava d'amianto aumenta le probabilità di ammalarsi di mesotelioma pleurico e asbestosi. Dal sopralluogo è emerso che la bonifica è costantemente monitorata e coordinata da una conferenza dei servizi, che ha sempre espresso apprezzamento per le modalità di esecuzione e gestione dei lavori. Massimiliano Motta, Presidente Quinta Commissione. Ci sono state massime rassicurazioni sia sotto l'aspetto delle opere che sono state effettuate sulla amiantifera e sia le condizioni di monitoraggio dell'area e di tutti quei criteri che comunque devono essere fatti per assicurare che non ci siano problemi sulla questione della salute. Alberto Goffi, UDC. Questo è un passaggio fondamentale per comprendere se ci sono delle responsabilità dirette non solo di chi ha messo lì l'amianto ma anche di chi avrebbe dovuto toglierlo. Il compito della Commissione sarà verificare tutti gli atti e tutti i programmi che sono stati realizzati e soprattutto se i 50 milioni di euro che sono stati impegnati siano andati effettivamente per la mantifera. Ha preso il via l'edizione 2013 di Ragazzi in Aula, che permette ai giovani delle scuole superiori di conoscere i processi decisionali che portano alla promulgazione delle leggi regionali. Quest'anno sono state selezionate 6 proposte, che verranno discusse e dibattute ogni martedì in speciali sedute di commissione. I primi sono stati gli studenti della classe terza D del Liceo Scientifico Peano di Tortona, che hanno presentato un progetto di legge relativo a tirocini scolastici, formativi e orientamento. Con la giornata formativa per gli insegnanti a Palazzo Lascari si è entrato nel vivo il progetto di storia contemporanea. La 23esima edizione dell'iniziativa, indetta da Comitato Resistenza e Costituzione con Ufficio Scolastico Regionale, propone 3 tracce. L'8 settembre 1943, la condizione della prigionia militare in tempo di guerra, le violenze gratuite e sistematiche a cui vengono sottoposti i civili durante i conflitti e la Shoah e le manifestazioni di razzismo e discriminazione. Roberto Placido, Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione. La conoscenza della storia del nostro paese e dell'Europa non può che avvenire attraverso la formazione che riguarda prima gli insegnanti, poi gli studenti per cercare di capire le tragedie legate alla Seconda Guerra Mondiale, alla Bosnia e ai grandi momenti di guerra di questi 70 anni. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.